Tutta l'indagine si è avvalsa di procuratori internazionali in Francia, nel Regno Unito, in Svizzera, in America. E dunque un'indagine molto complessa che la Guardia di Finanza ha potuto compiere nel corso di questi ultimi anni, anche giovandosi della collaborazione del nucleo di polizia valutaria di Roma. Winjet a partire dal 2005 era una società che presentava serissimi problemi di bilancio. Questi problemi sono stati mascherati sino all'anno 2010-2011 attraverso artifici contabili e si è giunti poi nel 2012 all'epilogo che tutti conoscono e al concordato che oggi è ancora in fase di decisione presso il Tribunale di Catania.